Il 67% dei calabresi ha detto no alla riforma costituzionale, un dato che fa riflettere ma che non mette in crisi l'attuale governo regionale e il PD calabrese. Almeno così la pensa il consigliere regionale Giuseppe Aieta. Certamente bisognerà fare delle valutazioni, ma dietro questo risultato non si cela né un voto di protesta contro il presidente Mario Oliverio né contro il segretario del PD calabrese Ernesto Magorno. Calabria tra le regioni meridionali è quella che meno delle altre ha subito, la sconfitta, ma questo non ci consola ovviamente, né ci conforta. Però c'è un dato che è un dato nazionale che si riflette ovviamente in tutta Italia, tranne regioni che sono forti economicamente. Come l'Emilia-Romagna e la Toscana, in Calabria si vive molto il disagio e il disagio è stato per una percentuale importante scaraventato nelle urne. Io credo che questo non sia un voto contro Oliverio, anzi, credo che Oliverio abbia ben arginato la deriva. C'è da lavorare, continuare nel lavoro quotidiano, alla fine i calabresi capiranno. Ecco, secondo lei anche Magorno, il segretario del PD, dovrà trarre delle conclusioni? Ma no, io non credo che qui bisogna trarre conclusioni, non era, come dire, in discussione la carta statutaria della Regione Calabria, era in discussione la carta, delle regole della nostra Repubblica, per cui c'è un voto nazionale che a cascata arriva in tutti i territori. Magorno si è speso come ci siamo spesi tutti per questa campagna, faremo un'analisi del voto, capiremo cosa non ha funzionato, ma questa discussione dovrà essere fatta con i livelli nazionali.